Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. L'aria più fresca che sta affluendo lungo le regioni adriatiche, mescolandosi ad aria più mite e umida di origine mediterranea, sta generando nuove nubi e precipitazioni su tutto il nord e il centro Italia. Anche il sud, nella giornata odierna, verrà coinvolto da questo veloce peggioramento, accompagnato da significativi cali di temperatura. Nei prossimi giorni, lentamente, l'anticiclone andrà a conquistare il centro Europa, con parziale coinvolgimento dell'Italia, favorendo così condizioni di bel tempo e più ampi spazi soleggiati. Ma andiamo ora a vedere il tempo sulle nostre regioni, per mercoledì 21 settembre. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Dal primo pomeriggio invece sviluppo di rovescio temporali a tratti di moderata intensità, che andranno ad interessare tutta la Basilicata, il subappennino dauno e zone interne della Puglia. In serata tali fenomeni si estenderanno anche alle coste adriatiche, Tarantino e Brindisino. Temperature più fresche in particolar modo al primo mattino, con calo vistoso sia nelle minime che nelle massime. Ciò sarà dovuto ai venti provenienti dai quadranti settentrionali che soffieranno moderati o forti lungo tutte le coste adriatiche, più calmi nelle zone interne. L'Adriatico risulterà mosso o agitato sui settori più meridionali, calmo invece lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Vito da Altamura per questa suggestiva foto scattata tra le campagne murgiane. In essa osserviamo sullo sfondo una shelf cloud, ovvero una linea avanzante del temporale che precede di pochissimo pioggia o grandine. Si genera quando il fronte temporalesco solleva l'aria caldo-umida davanti ad esso fino al suo livello di condensazione, formando questa nube a mensola. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.